ritrovati, gara 2 delle mille mess, qui al mio fianco Super Andrea Tomio. Ciao Gianluca. E allora abbiamo visto una gara 1, Andre, dove la gara 1 non scoppiettante oggettivamente per quanto riguarda sorpassi. Abbiamo visto una bella sfida tra Buccelli e De Cheli, ma nulla di che per quanto riguarda i sorpassi. Ha vinto in solitaria Maestri, secondo Brugnone, terzo Bartolini. Stiamo a Che vedere gara adesso. ci aspettiamo? Ma Una gara io simile, penso eh? una roba molto simile, una replica di Andrea. Spero di vedere un po' più di Di sorpassi Bagà, di dai, tra Bagà, dai, perché Bartolini, Brugnone, sennò lo anche speriamo per noi tutti. che commentiamo non Esatto, anche perché mi sembra è. che siano diminuite le moto, ne vedo sei addirittura. Adesso cerchiamo di capire Oh, chi. che Bella partenza! partenza di No, Malfatto. ma il fatto che gira davanti. Malfatto gira davanti, Maestri. Mamma mia, che Maestro. performance, però Maestri quando tira bene quella staccata è clamoroso. Intanto vediamo. Oddio, chi è quello? Bartolini, Bartolini. no, il leader del Dritto, campionato. dritto di Bartolini. Adesso andiamo a indugiare. Dopo con le telecamere, partenza con l'handicap sicuramente per Bartolini che ha fatto un dritto clamoroso. Mamma, malfatto, che partenza, Andre. Ma voglio Wow. capire anche chi non è partito, perché mi Io sa che penso Perry. che Sicuramente Cristini non c'è. Cristini che ha avuto il problema in gara Eccolo 1, Malfatto, probabilmente. vediamo se Maestri subito prova ad attaccarlo. Non lo. Eccolo lì, subito l'attacco di Andrea Maestri. Scavalca Luca Malfatto che ha avuto una bella partenza, però, Andre. Sì, una bella. Ma devo dire che anche Bocelli è partito molto bene rispetto a gara 1, che stava quasi girando in prima posizione. Poi Poi Malfatto Maestri, poi ma allora e Maestri. Maestri ha fatto Maestri, però ho visto che proprio è una sua cognizione quella di fare quel curvone larghissimo e poi Sì, rientrare riuscire a entrare forte, fortissimo sì. con la sua moto. E qua già sto vedendo che Maestri ha preso la via maestra. La via. Se ne sta andando, caro mio Andrea Tomio. È vero, è vero, è vero. Sta già. No, no, non ha fatto quello che ha fatto in gara 1 perché c'è un po' di traffico, però ha già preso un po' di margine. Bartolini, Io dov'è finito? Bartolini è Eccolo dietro qua. sicuramente. Bartolini è dietro, infatti, è Perry che non ha preso parte nemmeno a gara 2. Troppi problemi per alcuni piloti per quanto riguarda un po' quello che è la gara, quella che stiamo andando a commentare. È un peccato. Io l'ho parlato anche un po' con gli organizzatori, con Bruno, dicendo: Certo. peccato che questa era una gara che mi diceva aveva molto spesso, c'erano tantissimi piloti. Sì. Quest'ultimo appuntamento a Cervesina ce ne sono pochi, 13 giri sono comunque molti, Andre, tra l'altro. Sono tanti anche Non per so, a il questo punto discorso. penso che una delle cose più interessanti, al di là della sfida per il secondo posto, Brugnone non ha avuto una grande partenza, è quarto in questo caso. Sì. Brugnone quarto, al di là di tutto mi piacerebbe sapere se Bartolini riesce a rientrare un po', non per la... Non per lui ha vinto il mondiale, il campionato, la classifica migliore. È molto staccato perché quello che vedete qua che gira è Cheli alle spalle di Brugnone, ma Bartolini ancora non lo vedete. Questo è Maestri, intanto, che taglia il traguardo del secondo giro. Tra un po' iniziamo anche a farci un po' un'idea sui giri. Mamma mia, e qui Maestri sta iniziando a girare fortissimo. 1:19.523, L'ha fatto subito al secondo Andre. giro. Ecco, questo. Qua ci fa capire, ad esempio, come le moto stanno girando molto più forte. E allora qua ti chiedo perché, però. È cambiata la condizione, Fa un probabilmente. po' più caldino rispetto a prima, o Adesso è guarda, anche una questione di vista? ti dico sì, sicuramente. E poi magari, non lo so, sto facendo un'ipotesi, con una gomma nuova Ah, hanno entri. trovato più performance, ragazzi. Anche perché sì, c'era un vincolo Sta. di gomme, che qua adesso c'era stato qualche problemino con le gomme, perché non puoi usare, insomma, ci sono gli Esatto, no, ma ad stickers. esempio, però, Andrea, sto guardando anche lo stesso Brugnone che sta girando molto basso, 1:21.4, però sta girando come il miglior tempo che ha fatto in gara 1. Ecco, Quindi quindi. Maestri ha sicuramente deciso di andare. Anche Cheli, ad esempio, che ha fatto quinto nel primo stint, nella prima parte, ha girato in 1:21.932. Cioè, Quindi vedi. sicuramente stanno girando tutti in 1:21 alto, altissimo, 1:22 basso, facciamo molto molto basso. Però stanno girando un po' più forte rispetto a prima. Brugnone intanto ha deciso di sorpassare. Siamo al fatto che Bocelli gli si è messo di fronte davanti, ma al fatto Bocelli e De Cheli secondo me ci daranno una bella gara. Intanto vedo che spunta anche Walter Bartolini nelle retrovie. Sicuramente faranno una gara all'insegna e provare a rimontare
quello che speravo di vedere un po' più di bagarre da Brugnone, con quel dritto di Bartolini. Brugnone, Brugnone ha avuto una brutta partenza, Andrea. Poi Andrea gli ha subito stampato un 19 che, diciamo, è proprio anche a livello, cioè, di fiducia, ti dice: cavoli, forse mi metto lì, faccio di nuovo la mia gara, arriverò probabilmente di nuovo secondo e buonanotte ai sognatori. Non sto dicendo nulla, ci mancherebbe certo. Non voglio fare previsioni, però mi sembra che ci stiamo avvicinando a quello. Mentre Malfatto, Luca, riesce a tenere dietro Bocelli per adesso e anche Kelly, la sfida per il terzo posto può diventare interessante, anche perché si è formato un bel trio: Malfatto, Bocelli e Kelly, e chissà che non siano proprio loro a dar vita a una gara, nella gara assolutamente importante. Io ripeto, il primo, colui che arriva primo, in questo caso non vogliamo portare sfortuna ad Andrea Maestri, fa 25-20 il secondo, 16 il terzo, 13 il quarto, 10 il quinto, Andre. Ripeto, Bartolini aveva già messo tutto nel congelatore. Diciamo che Bartolini, esatto. No, può essere una sfida di Bartolini per provare a vedere se riesce ad avvicinarsi tanto a De Cheli, o a Bocelli, o comunque a chi si troverà in quinta posizione, anche perché ha pista Bartolini libera. Bartolini è già campione e matematicamente. Sì, ha fatto 50 più 16, 66, contando che Maestri ha fatto primo, ma Maestri non ha corso a Varano nessuna delle due, quindi Bartolini è già campione. Può essere una sfida, ti dico, quando è andato nella ghiaia, perché lui è andato nella ghiaia e poi è entrato dentro, i detriti possono avere un po' ulteriormente usura o aver messo in repentaglio la moto di Bartolini? Non credo. Cioè, no, questo. Dopo guardiamo un po' i tempi, anche perché siamo al quarto giro, stanno ultimando quello che, scusatemi, siamo al quinto giro, lo stanno per ultimare, si sta per entrare nel sesto, mentre Malfatto riesce ancora a regolare alle spalle Bocelli e De Cheli. Oggettivamente ci si aspettava una gara, mi ricordo, sono sicuro, Andre, di questo, che a Varano c'erano molti più piloti. Peccato per Orofino che non si è neanche presentato in griglia. Perry uguale, Cristini uguale, tutta la terza fila non si è presentata ai nastri di partenza. Ok, Cristini che ha avuto un problema. Però gli altri non lo so, forse avevano freddo. Sono andati a non casa. Te lo so dire questo, Andre. Mentre Malfatto regola ancora nell'inizio di sesto giro, riesce a tenere per adesso. Eccolo lì, gli ho portato una sfiga tremenda, perché Bocelli scavalca Luca Malfatto, si mette in terza. E adesso Malfatto deve provare a rispondere con le unghie e con i denti. Ho rivisto, Andre, lo stesso di gara 1, che ha subito in gara 1, e da Bocelli e da Echeli, uguali. Sì, infatti adesso probabilmente prova a farsi vedere, Andre, non ci riesce. No, non ci riesce. Mamma mia, che fatica a tenere in piedi la moto. Anche Bartolini sta provando in qualche maniera, forse più a divertirsi, per cercare ecco, questo è il classico caso, Andre, di pilota che vuole arrivare alla fine per arrivare, perché comunque c'è un team che alle spalle lo ha sostenuto e che gli ha permesso di vincere poi il campionato. Certo. Però Bartolini a questo punto non ha molto da chiedere alla gara, anche perché i distacchi sono enormi dalla quinta posizione. Invece Bocelli, dai, sta andando un po' meglio rispetto a gara 1. Sì, ha scavalcato Echeli, tra l'altro, occhio, perché Bocelli ha scavalcato Malfatto. Sì. Malfatto adesso è sotto le mire di Echeli e io mi ci gioco la mia fish che viene sorpassato purtroppo di nuovo lì dove è stato sorpassato in precedenza, perché mi sembra che lui riesca a tirare la moto fino alla fine. Intanto viene stampato il sesto giro da parte di Maestri, che entra nel settimo, e Kelly è ancora dietro a Malfatto lo vediamo adesso subito Malfatto, vediamo se viene scavalcato eccolo lì. Avevo detto, io la gara non l'ho vista, io a Cervesina non c'ero, e se c'era uno speaker non era la mia voce. Però evidentemente è chiaro. È un tra virgolette problema, Andre, perché è una differenziazione di moto, evidentemente gli altri girano più forte. Questo ci sono più cavalli, forse? Sì, o una messa a punto diversa. Comunque sì, se ti sorpassano sempre nello stesso punto alla fine del rettilineo. E abbiamo visto 4 sorpassi. Oggettivamente su 6 piloti in questo caso. Certo. Il povero Malfatto scavalcato da Kelly. Vediamo se riuscirà ad averne un po' per provare ad insidiare, mentre vediamo un po' una ferma immagine di Bartolini. Dai, ti chiedo, Andre, che weekend è stato in quel di Cervesina, che per me è una gara oggettivamente non
ha tantissimo da dire, anche perché Brugnone si è staccato da Maestri. È stato un bel weekend. Un bel weekend, sì, 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 indubbiamente. Peccato che sia l'ultimo, perché adesso ok che è una gara doppia, ma volta in un solo weekend, quindi... Mentre riguardiamo la partenza. Sì. Ma ha fatto una partita fortissima. Era partito forte. Era prima. Infatti, no, ma ho visto invece Brugnone che gli si è impennata subito la moto. Ha dovuto chiudere il gas e ha perso tempo. Brugnone che oggettivamente si trova nella posizione che sì, sì, ha tenuto nella prima gara. Sì, sì, questa è la partenza di Maestri, che non è partito benissimo, perché adesso vedrete Malfatto che gli scala di fronte con piccola impennata. Neanche solo Malfatto, c'era anche Boccelli. Boccelli infatti aveva una buona progressione, ma poi la una curva pazzesca, una tirata pazzesca da parte di Maestri. Maestri molto bene. Ti dicevo un po', facciamo un po' una sorta di riassunto, non delle gare perché l'abbiamo già fatto. È stato un bel weekend, riuscito a mettere in piedi con il Circus anche uno spettacolo degno di nota. Peccato che è chiuso al pubblico, perché sai, il bello di queste gare è anche appunto purtroppo anche la situazione del Covid, lo sappiamo, noi stiamo commentando in post-produzione e siamo a giorni difficili. Esatto. Noi speriamo oggettivamente che si possa ripetere il moto estate, perché io è la mia prima esperienza, mi sono divertito tantissimo a prescindere da chi dica delle pirlate in cronaca, ed è per questo che mi accompagna una persona navigata come Andrea Tom. Adesso fate gli scherzi, però è una situazione difficile. Io ho visto quanto impegno, quanta dedizione ci sia stata all'interno a Cervesina da parte di chi organizza, bravissimi, e da parte anche di voi piloti, sempre molto cercare di fare tutto, restare nel rispetto delle normative. Non è così facile, no, non è così facile. Poi diciamo che anche questi campionati minori stanno in piedi anche per il pubblico, cioè comunque influenza molto questa cosa qua. Quindi si registravano diverse. Io ho sentito parlare gli organizzatori, c'erano diverse presenze. Mi hanno guardato gli organizzatori dicendomi: Gianluca, purtroppo questo è quello che siamo riusciti a mettere in piedi nel pieno delle normative Covid. E abbiamo fatto già un tra virgolette mezzo miracolo. Eh sì. Il circuito Nuvolari avrebbe potuto ospitare molti più persone sì. a vedere le gare. Tu giustamente sottolineavi come oggettivamente da dov'è che dal merchandising, esatto, dagli ingressi in pista, comunque in pista. Il pagante stiamo che viene stiamo facendo minimamente no, è proprio un fatto ovvio per tutti, anche per i negozianti, ed è il momento Covid, che è un momento difficile, queste cose. E probabilmente, non lo so, faccio un'ipotesi, che anche mi dicevano questi, che è mancato Franciacorta ad esempio come appunto anche ma anche questi meno iscritti, e anche magari gente che non ha avuto la possibilità. Ci sta, la speranza è che questa situazione possa migliorare, anche se in questo momento in cui noi stiamo facendo, dopo questo weekend, la situazione è oggettivamente peggiorata a livello di numeri. Speriamo che il Circus possa rimanere in piedi. Ho parlato con gli operatori che si occupano della gestione e c'è comunque sempre tanto entusiasmo. C'è un po', diciamo, da capire. Però vabbè, dai. Diciamo che contenuto, però comunque tre tappe ci sono state ed era venuto fuori a marzo. Quindi adesso, se dovesse ripresentarsi nell'inverno, spera che nella primavera si possa partire un po' meglio. Dai. Si possa partire un po' meglio. Ottavo giro, Andre, stiamo cercando anche un po' di, tra virgolette, oggettivamente passare il tempo, perché Andrea Maestri sta tagliando. Ecco, una cosa volevo chiederti, ho visto tanti piloti che escono dall'ultimo tornante a curva 10 in maniera diversa. Guarda, c'è chi entra internissimo, vedo Brugnone, guarda ad esempio prima Boccelli usciva larghissimo, addirittura scavalcava il cordolo. Esatto. Perché questo? È diversa maniera di interpretazione lì, soprattutto con le cilindrate inferiori, quindi dal 300-600 esci fuori appunto modalità Boccelli oltre il cordolo. Con la 1000 non hai bisogno di fare tutta quella strada lì, anzi sei un po' più interno, la spigoli di più e acceleri e niente, poi lì ti lanci sul rettilineo. Esatto. Quindi non lo so, un po' stili di guida diversi l'uno dall'altro, semplicemente questo. Poi io infatti ricordo che quando ho fatto l'attività di spiccheraggio l'ho sottolineato un paio di volte, però vedevo che usciva
interno al cordolo poi aveva più, riusciva a dare più gas. Sì, diciamo che prima ti addrizzi, prima riesci a accelerare. Esatto. Perché riesci a scaricare i cavalli per terra. Se invece tu sei molto piegato con la moto, è chiaramente più difficile, non, perché devi rimetterti tra virgolette in piedi e non riesci, cioè, a finché sei piegato, stai tanto tempo piegato e stai perdendo tempo. Prima esatto. L'addrizzi, prima accelerare. Esatto, qua la S da parte di Andrea Maestri che sta per chiudere. Il dai, andiamo un po' i tempi, a questo punto oggettivamente cerchiamo di capire come sta girando. Esatto, siamo nel Maestri, è crollata la performance dei giri, ad esempio qui sta facendo il, sta per entrare nel decimo, quindi il nono, andiamo a vedere un po' il nono giro. 1:21:141 Brugnone 1:21:712 ha staccato. 1:21:277 ad esempio Boccelli sta andando più forte di Brugnone, uh-huh. Alle spalle Kelly 1:21:553 però guarda, sono tutti quanti molto cristallizzati, sì. Anche Bartolini che qua però ha fatto 1:22:061 vediamo se riesce ad avvicinarsi a Malfatto. Crollo da parte di Malfatto, 1:22 altissimo, 1:22:08 ripeto, non c'è, mi sembra che qui ancora di più rispetto a gara 1 le posizioni sono quelle, indugiamo su Malfatto che ha avuto sicuramente un crollo nelle gomme, io non so se possa avvicinarsi Bartolini, a questo punto dico crollo di gomme perché vedo che va veramente altissimo come tempi. Sì, ma adesso penso che anche Andrea Maestri da adesso in poi inizierà ad alzare un po' i tempi, perché dopo il decimo giro davvero si sente un po' il problema la delle gomme. La differenza che chi ne ha tenute più, purtroppo non c'è gara, nel senso che non c'è una sorta di tentativo di avvicinarsi che da parte di Brugnone, che è staccatissimo. Penso che ci saranno 7-8 secondi tra Brugnone e Maestri, sono tanti altri però. Sì. Oppure sta gestendo Andrea e semplicemente magari gli indicano che ha appunto 7 secondi di distacco e andiamo a vedere se vuoi il decimo giro. Probabilmente stiamo commentando. Probabilmente vedi il 22. Crolla qui. Vedi, totalmente, gli mangia un secondo Brugnone in questo giro. Quindi ha fatto questo giro un po' più rilassato. Decisamente più rilassato. Infatti sono 7 i secondi. 7 i secondi che dividono Brugnone da Maestri, prima erano 8. Evidentemente adesso magari rimartella un pochino, sì, ma giusto per poi dopo mantiene solo la posizione per dare quella che è la posizione. Tu hai corso i 1000, Andre? Qui? No, l'ho usata, l'ho provata, ma non ho non mai avuto gare vere e proprie. No, non ho avuto il piacere di correre la 1000. Andrea Tomio, l'anno prossimo che cosa fai? Guarda, sai che ci sto pensando. Attenzione, ci sto pensando. E quando penso sono pericoloso. Faccio una proposta: Andrea Tomio diventa partner mio e facciamo solo la telecronaca delle gare. Bravo. Possiamo. Risparmio un sacco di soldi. C'è già la grigliatina a mezzogiorno. Allora, forse sei la soluzione migliore. Non è vero, si sta allenando tantissimo. Ho voglia di andare in moto, quella ce l'ho sempre. Mi sto allenando, non è vero, però mi allenerò, inizierò ad andare un po' in piscina, a correre, se ci fanno andare a correre al parco, se si può. Io stamattina sono andato a andato, correre, ti voglio dire una cosa, qual è il giusto modo per allenarsi da parte di un pilota? Cioè in questo fermo, guarda, è interessante. Allora io per esempio settimana scorsa sono andato a fare motocross, perché adesso diciamo quando arriva il freddo andare con la moto stradale non si può andare, se non che vai in Spagna o comunque in un posto un po' più caldo, quindi la cosa migliore è stare in moto. L'allenamento per la moto è stare in moto, però tu dici se non posso andare con la moto stradale vai a fare motocross, vai a fare motard, vai a fare qualsiasi cosa che sia inerente all'allenamento sulla moto, perché io ho provato per anni a fare esercizi in palestra, ma i dolori che ti vengono, tra virgolette, quando sei in moto sono diversi da quelli replicati dalle macchine. Ed è sempre diverso, è sempre diverso. Certo, poi mi dici vado a fare la corsa per il fiato, per essere un po' più allenato sotto il punto di vista appunto di una gara così lunga come 13-14 giri, e allora lì devi correre, far nuoto, far bicicletta, ci sta. Ma il fatto di stare in moto è secondo me sempre il migliore. Ombra di dubbio, quindi andremo un po' con le moto, con le mini moto, con qualcosa ci inventiamo. Dai. Oh, avete visto, questo è il consiglio di Andrea Tromio. Mentre siamo al giro finale, Maestri, Brugnone, Boccelli e Cheli, Malfatto, Bartolini.
non si sono mai spostati da 5 giri a questa parte. Noi abbiamo fatto un po' di digressioni, oggettivamente, ragazzi, non ce ne vogliate, però 6 piloti senza uno scambio di posizioni, non c'è stata mai una bagarre, una vera e propria battaglia. Adesso andiamo live con Maestri, che ha decisamente abbassato i tempi, ma anche Brugnone, perché Bocelli ora non si è avvicinato tantissimo, però gli è abbastanza vicino. Evidentemente hanno tutti deciso di andare un po' più piano, terminare la gara. Anche Luca Malfatto, vediamo, curva in maniera importante, alle spalle c'è Walter Bartolini che si è avvicinato tanto ma che non è riuscito ad impensierirlo per la quinta posizione. Diciamo che dai, dovrebbe finire così e, esatto, e incorniciare questo successo di Bartolini, quindi. Sì, sì, anche esatto, se arriva ultimo, esatto, chi se ne frega, Walter, però va bene, vince comunque il campionato, va bene, va bene. Dovrebbe, ho classifica e calcolatrice alla mano, fa 76 punti Walter Bartolini, 55 Bocelli che arriva secondo, Maestri vince gara 2, Andrea Maestri secondo, Brugnone terzo, Bocelli spunta, guarda lì che curva, come curva larghissimo, Bocelli, arrivano anche e Echeli e Malfatto, mentre vediamo la bandiera a scacchi sventolare, eccolo lì Bocelli, anzi perdonami, Echeli, Malfatto arriva anche lui trascinandosi probabilmente alle spalle Bartolini, eccolo qui, passa Malfatto alle spalle, passa anche Walter Bartolini. A questo punto Andre vince doppio Maestri, doppio Brugnone secondo, Bocelli terzo, perché Bartolini è finito sesto prima, Bocelli mi sembra quarto, quindi nella comparazione dovrebbe salire Bocelli sul podio. Nell'STK, nelle stock, nessuno ha gareggiato, vince Bartolini. Ma andiamo dopo, dai, andiamo alla linea Nilo per le classiche interviste post gara, il podio e poi noi chiosa finale, a dopo. Bene, abbiamo portato a casa la moto, quindi va bene, ok. La stagione è finita, sono abbastanza contento, dai. Poteva andare meglio questo fine settimana, ma va bene, dai. Sono contento, sono contento. Pensavo fosse una battuta, poi ho visto la moto ed è vero quello che hai detto. Sì, 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 l'abbiamo portata a casa. L'importante è quello. Grazie Luca, grazie mille. Ciao, ciao. Allora la battuta potrebbe essere con Cristian Brugnone, il primo entrato al parco chiuso. Giusto, Cristian? Bravissimo. No, ho fatto una pessima partenza, ma come faccio sempre, quindi niente di nuovo. Però poi ho recuperato bene, ho cercato di andare a prendere Andrea, però ormai aveva preso di nuovo il gap di stamattina, che l'abbiamo mantenuto dall'inizio alla fine. Bella gara, dai, abbiamo chiuso la stagione finalmente prendendo qualche punto e finendo due gare, quindi non è da poco per me quest'anno. È un gran bel risultato, dai. Un gran bel risultato, dopo 2-0 ormai pensavo che dopo la partenza di stamattina che la moto non andava di nuovo, ho detto basta, cambiamo sport, invece dai, è ancora divertente questo sport. Alla prossima stagione allora, grazie. Grazie a voi. Sì, questa seconda gara è andata meglio. Le condizioni della pista erano buone, diciamo che erano uniformi soprattutto, perché la prima gara un po' bagnato, un po', sai, è difficile fidarsi al 100%. La moto funzionava bene e quindi diciamo il risultato c'è stato. Sì. Soddisfazione da 1 a 10? Beh, un buon 8 secondo me, sì, una bella, bella gara. Grande Massimo, vogliamo incontrarti la prossima stagione, mi raccomando. Ce la metto tutta, grazie. Grazie. Stava scappando Andrea Maestri, ma vogliamo sentire qualcosa da lui. Grande Andrea, com'è andata? E due bellissime gare, meglio la seconda, e perché da regolamento alla prima gara abbiamo dovuto tenere l'anteriore delle qualifiche, quindi Era un po' che non potevo esagerare, invece per la gara 2 abbiamo montato il treno nuovo e i risultati si sono visti, perché abbiamo fatto 19-4 su passo gara e è andata molto bene, sono contento, il team ha fatto un ottimissimo lavoro, Team City Bike. Ringrazio Rocchio dei Proton per avermi dato la moto e l'occasione di correre qua. Ci vediamo l'anno prossimo. Nient'altro. Noi ringraziamo te per esserci stato, grazie Andrea. Gentilissimi e molto competenti. Grazie. Ciao, grazie. Ciao ragazzi.